Grazie Ciao, mille. Adesso andiamo da un'altra donna super che è in un posto meraviglioso. Alba Parietti, sento il rumore del mare, questa brezza marina. Ci arriva anche un po' il profumo, eh? Dov'è? Come stai? Si porta quindi qua, insomma, vacanza. Vi seguo, tutte le mattine. Grazie. Grazie. Mi sveglio. Guarda che devi abbassare un po' il video, il tuo schermo, perché ti taglia proprio la faccia, gli occhi, non ti riusciamo a vedere bene. E noi ti vogliamo vedere in tutta la tua bellezza. No, alzalo un po' di più. Alzalo un po' di più. No, non vediamo gli occhi. Lentamente verso l'alto. Aspetta che Gigi ti sta guidando. Lentamente. Eccola, brava, ci siamo. Eccoti. Come stai? Sei a Ibiza? Sono a Ibiza, sì. Sono a Ibiza dove ho una casa. Nella tua casa. 10 anni e vengo da più di 40 anni senza trascurare naturalmente l'Italia e le bellezze dell'Italia, perché tanti me lo rinfacciano, ma in realtà sto altrettanto in Italia. Certo, certo, ma e lì stai bene, trovi proprio la tua serenità. Beh, vuoi che ti faccio vedere? Ieri mi hanno chiesto di far vedere. Sì, scusate, volentieri, io sto vogliamo vedere da cameraman, la tua vista, che cosa vedi dalla tua casa meravigliosa. Aspetta, ti faccio vedere, aspetta, sì. Perché mi sto facendo da autocameraman. Vai. Lentamente, ecco, sempre. Questo è quello che vedo da casa mia. Oh, che meraviglia. Azzurro, vuoi venire a trovarmi? Gigi, guarda che proposta. Come si fa a dire di no? Guarda, però preferi... guarda, preferisco molto meglio che vedere me questa mattina. Senti Gigi, ma sai che cosa dice Gigi. Alba? Che lui le vacanze le odia, non le sopporta proprio, quindi... Per davvero? Per me la vacanza è un lavoro, il lavoro invece è una vacanza. Sì. Davvero? Il lavoro lui non è una va vacanza. Mai in vacanza, la vacanza è loro. Comunque preferisco aspettarti a Roma perché io sono molto stanziato. Davvero? Però beh, insomma a Roma ci starò tanto questo autunno, questo inverno, lo sai. Ti aspettiamo lo so. Infatti in studio. Ho letto, sì. Lo sai Serena. Che sarò a tale quale, tale quale show, lo so, con l'amico che bello. Conti. Ti stai preparando, Alba? Guarda, sai cosa faccio? Sento canzoni dalla mattina alla sera e passo le giornate con Marcella Bella. Ah, che meraviglia! Insegno a far Marcella Bella. Brava, quindi stai studiando? Ti stai sto preparando? Studiando, sto studiando con un coach d'eccezione, che è Marcella, che mi insegna a fare lei. Mamma mia, dire, che meraviglia! Le proposte. Che bello. Senti, ma come erano le tue vacanze da ragazza, da giovanissima? Le mie vacanze da giovane erano vacanze molto carine, perché i miei genitori, scusate, metto gli occhiali perché ho visto due occhi infernali, erano a Riccione con sì? i miei genitori, che ogni anno mi portavano in queste spiagge meravigliose che i romagnoli coltivano con una cura e mi ricordo cibi meravigliosi, mi ricordo giornate sulla spiaggia con la musica e poi la Valle d'Aosta dove i miei genitori mi portavano al mese di agosto perché si andava a camminare, li odiavo, poi invece nel tempo ho capito che era bellissimo. Che bello. Poi in seguito la possibilità di vedere tutta l'Italia, quindi ogni anno faccio un salto a Capri, che è uno dei posti che amo di più, vorrei tanto tornare in Sardegna, vorrei girare, sentivo parlare di Kakuri prima, perché ho seguito certo. tutte le vostre interviste prima, è uno dei posti più belli del mondo, è uno shock per la mente, e in Calabria, un posto meraviglioso. Meraviglioso. Ma, insomma, l'Italia veramente è fatta di posti meravigliosi, voi dite perché stai a Ibiza, perché mi sono comprata una casa. Beh, bisogna pure andarci, insomma, no? sì, insomma, non ho la possibilità di pagarmi vacanze in casa. Tu sei molto vicina al mondo femminile, avevi un grande rapporto con tua madre, vero? Che donna era tua madre? Mia madre era un'artista, mia madre era sostanzialmente un'artista pazza, nel miglior senso della parola, è una donna stravagante, che amava l'arte. Stravagante. Stravagante. No, bisogna usare i termini esatti, mia madre aveva una patologia vera e propria, ma questo non mi ha impedito di essere una donna meravigliosa, con un talento straordinario per la pittura che gli ha trasferito suo padre. Per la musica, ecco una lei foto suonava con da sola, si metteva le cuffie e suonava pianoforte, così come mio nonno, per esempio, suonava il violino, suonava il piano. Erano entrambi scultori, pittori. Sì, molto spesso la follia e l'arte sono vicini. Io non ho neanche un decimo del suo talento e della sua cultura, della sua intelligenza, e non avrei mai voluto una madre diversa, nonostante
diciamo, il fatto che non fosse una persona facile, ma forse le persone facili sono, le persone difficili sono le più interessanti, no? Certo, sfaccettate. Senti, ma a proposito di donne, tu hai diverse amiche nel mondo dello spettacolo, Marcella Bella, Paola Barale, vediamo anche una foto che vi ritrae insieme. Che amicizia è la vostra? Bah, allora, Marcella è un'amicizia di vecchissima data, ci conosciamo da più di 40 anni e ci divertiamo molto. Con Paola abbiamo costruito un'amicizia nel corso degli anni, nella stima reciproca professionale, una persona molto dolce, molto, una donna molto buona. Lei aveva una casa qua sopra la mia che da poco ha venduto, quindi condividevamo parte delle vacanze, spero potrà venire adesso mia ospite, adesso sta facendo una tournée con Paola Quattrini. Sì, che abbiamo avuto ospite qui. Grandissimi sì. Auguri, perché insomma sì. Ho visto prima Haber, che è un caro amico, tra l'altro sbagliamo sempre a fare il numero di telefono reciprocamente e tutte le volte dice mai chiamato, no mai chiamato tu, no mai chiamato tu. Senti, ma guardiamo questo filmato insieme, che vi vede insieme alle tue amiche. Sì. Mi sto allenando. Prima con me. Cosa ne sai? Del verso caldo che vorrei. Mi sto allenando con la diretta interna. Non parlo. Beh, ah no, però non mi fai una bella pubblicità. Gli schiaffi presi, poi dati, bicchieri frantumati. Spendiamo questa notte grigia. Amore accanto a te. Il colore della tua macchina. No, non è la mia, è per un prezzo. No, non è vero, questa è la nuova macchina di Alba. La scelta per il colore. Beh, allora l'amicizia tra donne è possibile? Dello spettacolo, ma certo che è possibile, sfatiamo questo mito. Beh, una grande amica è Mara, per me, per esempio, Venier. Siamo amiche da... Che da salutiamo. Erano, ciao Mara! L'abbraccio tantissimo. Poi abbiamo... Io e Mara siamo due persone con un carattere focoso, abbiamo litigato e fatto pace mille volte nella vita e ci siamo ritrovate su dei grandi dolori, tra l'altro, perché quando c'è stato bisogno ognuno è corsa per l'altro. Senti Alba, ma noi ti vediamo sempre così forte, così una donna... un'illusione. Raccontaci veramente quando chiudi quella porta di casa, come dipende sei? Dipende dalle sere. Dipende io dalle sere. Sono un po' schizofrenica, d'altronde un po' di genetica me l'avrà passata la mamma. Allora voglio dire, c'ho dei momenti di grande felicità, di grande allegria, di grande entusiasmo. E dei momenti che come tutti crollo. Diciamo che non mi piace farmi vedere debole. Ecco. Però alle volte mi piacerebbe che la gente intuisse che c'è anche un lato debole, perché c'è. Ma certo che c'è. Ed è bello anche per quello, no? Sì. Voglio dire, e molto spesso... Guarda, però devo dirti che gli amici più cari lo sanno. Alba, le persone sinora, che mi vogliono... Sinora hai avuto tante cose dalla vita, ma in questa stagione... No, tutto. C'è ancora tempo. Beh, ma in questa sì. particolare... Tranne un nipote. In questa particolare stagione della tua vita, cosa chiedi alla vita oggi? Una ventina di nipoti. Una ventina? Vorrei finalmente essere nonna. E tuo figlio che dice? Dice che ci sta lavorando. Si sta impegnando. Lavorando. Io non posso stare lì a controllare, mi dispiace, ho controllato tutto di noi. Ma tu lì è un po' troppo. Puoi fare solo dice la richiesta. Cristina, solo Cristina può essere d'aiuto. Senti, devo dire Cristina... Tu hai avuto il coraggio di dire la tua età, perché sei una donna bellissima, 60 no, anni, non hai avuto paura di dirlo. Allora, una donna capace di dire la sua età, dicevo Oscar Wilde, è una donna capace di tutto. È così. Però guarda, era difficile nasconderla, perché io ho cominciato a fare televisione con Boncompagni che avevo 20 anni. E quindi ho un figlio di 40, per cui i conti sono presto fatti, purtroppo. Sì, però voglio dire, quando una donna è come te, che problema c'è a raccontare la propria età? Ma in ogni caso, no? Bisogna voglio saperlo dire e avere il coraggio di dirlo. Gigi, è vero? Non bisogna mentire sull'età. Perché? Scusa, poi non è un... No, ma l'età è una sfida. L'età è un donna, atteggiamento... Perché bisogna cambiare. Bisogna avere il coraggio di cambiare. Esatto, e di mettersi in gioco. Di non contare più sulle cose che prima ti venivano facili, cioè una volta bastava uscire ed esserci ed eri, come dire, magari
la più bella del reame. Adesso ti devi inventare qualcosa di più interessante. E lo sei ancora, Alba? Lo sei io ancora. Chiedo scusa per le mie inquadrature. No, ho avuto anche il piacere di incontrarti alla Vita in Diretta un pomeriggio. È veramente un corpo, una donna bellissima, che dire. Grazie intanto per essere stata con noi. Noi ti aspettiamo in studio perché c'è Gigi che ti vuole vedere da vicino. Saluto tutti voi, saluto la redazione, saluto Lorena. Ti Gigi vuole ammirare, ecco la Lorena, la salutiamo. Durante la giornata, e beh, giuro, adesso metto gli occhiali. Io l'ho vista qualche anno fa, La Piscina, un programma di Rai 3, ricordi Alba? Senti Gigi, non vorrei dirti, perché oramai nella nostra memoria, come quella delle persone di una certa età, va no, 30 anni dalla piscina. 30 anni! La Piscina, Rai 3, via Teulada. La Piscina! Guglielmi soprattutto, il grande Guglielmi. Esattamente, e siamo ancora qua. Angelo Guglielmi. Alba, grazie per essere stata con noi. Grazie, buona a voi estate. E perdonate per il mio cameraman, no, che è il più bravo del mondo perché è il mio salutacelo, il tuo braccio, il tuo cameraman. Grazie, un bacio, buona estate.